Massimo già mi ha presentato, io sono il presidente del comitato di quartiere che mi ha murata, che è Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo, che è circa 8 km e mezzo da qua. E sono ancora avvocato, quindi da agosto mi sto occupando con torto collo di questa questione della discarica. E sinceramente sono rimasta un po' stupita di come si danno autorizzazioni per le discariche in Italia, perché penso che questa qua della Ecofer non sia la sola, penso che se prendo le altre autorizzazioni sono identiche. La questione è che è stata data un'autorizzazione originale nel 2003, questa autorizzazione si basava su una VIA, cioè una valutazione di impatto ambientale fatta nel 2002 e su un esame idrogeologico svolto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 36 del 2003, che è il decreto che ha stabilito tutte le regole per aprire la discarica e soprattutto in base a recepire le normative europee. Successivamente a questa non ci sono state nessuna VIA, cioè non ci sono state altre valutazioni di impatto ambientale dal 2002, quando sappiamo che le valutazioni di impatto ambientale regionali hanno durata quinquennale. Nel 2010 è stata rilasciata un'altra AIA, che è un'autorizzazione integrata ambientale, che era stata richiesta in realtà per il versamento all'interno della discarica per un tipologia di rifiuti, il carbonio ad hoc, in quantitativo superiore rispetto alla normativa prevista. Perché? Perché la discarica di Ecofer è l'unica discarica regionale che si occupa di CARFLAF. Quindi per evitare di andare in emergenza del CARFLAF, della tipologia di rifiuto, hanno deciso di derogare alla normativa e quindi a seguito di autorizzazioni che erano state date in precedenza, dal 2006 in poi, autorizzazioni provvisorie, hanno poi raggiunto un'AIA, che è questa qui del 2010. In quest'AIA del 2010 però non si tiene assolutamente conto del MIBAC, cioè del Ministero dei Beni Culturali. Perché dico questo? Perché nel luglio del 2009, cioè il 31 luglio del 2009, è stato pubblicato il decreto Bondi, come sapete. Quindi quantomeno, pur se si trattava di una riconferma di autorizzazione e di una deroga per quanto riguarda il versamento di rifiuti già autorizzati all'interno della discarica, comunque doveva essere chiesto un parere al MIBAC. Tanto più che, cioè, mi viene quasi da sorridere che la stessa Ecofer negli anni successivi ha chiesto di poter apporre sui siti che aveva già chiuso, perché erano già stati chiusi dei lotti in quanto il conferimento era finito, era arrivato alla fine, e di poter apporre al di sopra di questi siti dei pannelli solari, e questi pannelli solari sono stati vietati per l'applicazione del vincolo Bondi. Oggi invece ci troviamo a vedere autorizzati, paradossalmente con il commissario Sottile, l'apertura di una discarica di soli urbani all'interno della stessa Ecofer. Inoltre, dalla relazione del commissario straordinario vengono esclusi tutti gli altri siti che erano stati evidenziati posti come siti possibili di rifiuti inerti dalla provincia di Roma e che nel corso degli anni sono stati scartati. Perché sono stati scartati? Per impossibilità di essere scelti per l'applicazione della decreto legislativo 36 del 2003 e quindi tra questi anche per la presenza del vincolo Bondi. Quindi nel caso di questi siti il vincolo Bondi è valso, in questo sito di Falconiana non si capisce perché non deve valere. Le motivazioni apparenti della Regione che ci sono state riferite quando siamo andati al tavolo con la Regione Lazio e ci ha ricevuto insieme a due rappresentanti dell'assessore Civita e del vicepresidente Smeriglio, ci ha ricevuto il dirigente capo del ciclo rifiuti, che poi è stato, da quello che abbiamo saputo, allontanato e spostato da questa posizione, e che è la dottoressa Pompa. Ci ha praticamente riferito che questo sito è stato scelto in via di principio perché è un sito di rifiuti pericolosi e quindi adatto per la normativa vigente a recepire anche i rifiuti non pericolosi. Intanto loro sostengono che siccome il codice CER dei rifiuti pericolosi che ha Ecofer è della famiglia 19, la modifica del codice CER richiesta dalla società, perché è stata richiesta la modifica già, del 19-12-12, che è
il codice CERA per i rifiuti solidi urbani, rientra nella stessa famiglia e quindi non ci sarebbe una modifica sostanziale. Invece io ritengo che dalla normativa vigente, che è quella del testo unico dei beni culturali ambientali e del ciclo dei rifiuti, si evince che invece questa è una modifica sostanziale. Dico questo perché anche se appartiene alla stessa famiglia, la modifica sostanziale non è semplicemente l'ampliamento della volumetria della discarica, ma anche la tipologia di rifiuti che io vado a porre all'interno della discarica. E un'altra questione che è aperta, che è stata aperta, e la dottoressa Pompa da questo punto di vista mi ha confortato quello che penso anch'io, è che all'interno di questa discarica non può essere scaricato un quantitativo annuo superiore ai 150.000 tonnellate, perché anche questa, se no, sarebbe una variante sostanziale. Nella relazione di Sottile invece si parla di 500.000 tonnellate annue. Ora abbiamo letto dai giornali che evidentemente, accortisi del fatto che si tratta di una variante sostanziale che ovviamente prevede il parere del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, parere che evidentemente sarebbe negativo, come avviene per i pannelli solari e avverrebbe anche in questo caso, si sono fermati e probabilmente ci verranno a dire che verseranno all'interno della discarica soltanto 150.000 tonnellate annue. Però io qui mi pongo la questione di chi verifica che effettivamente vengono versate 150.000 tonnellate annue. Ieri ho sentito dal Ministro Orlando una cosa che mi ha fatto quasi sorridere: vi assicuro che metteremo un presidio di polizia a verificare che i rifiuti che vengono versati sono di quella quantità e che siano trattati. Francamente, cioè, sappiamo benissimo che fino adesso la capitale, insomma Roma, è stata sanzionata dalla Commissione Europea per la mancanza di trattamento a norma di legge dei rifiuti, perché fino all'aprile del 2013 sono stati conferiti tal quale, a detta dei residenti di Malagrotta continuano a essere conferiti all'interno della discarica tal quale, o comunque non rifiuti trattati come dovrebbero essere trattati a norma di legge. E anche questo è un aspetto che non è irrilevante, perché dal punto di vista della salute, della tutela ambientale, anche questi aspetti devono essere presi in considerazione. Ieri è emerso addirittura che i ministri che dovrebbero essere stati informati prima di tutto di questo evento, cioè il Ministero della Salute ad esempio, il Ministero dell'Agricoltura, perché come ha detto bene Reggia ci sono varie attività agricole, non sono stati informati e tendenzialmente hanno espresso provvisoriamente un parere negativo perché appunto non ci sono le analisi che sono necessarie per l'apertura di una discarica di questo tipo. Quindi questa cosa è stata confermata anche dal Ministro Orlando, che ha detto che il Ministero della Sanità si è messo a disposizione per tutte le analisi che servono, perché non c'è stata né una richiesta diretta al Ministero né all'Istituto Superiore della Sanità. E francamente io non capisco come si possa aprire una discarica in questa maniera senza l'applicazione completa di tutte le norme previste. E aggiungo anche che mi preoccupa anche l'aspetto soggettivo della società, perché tutte le questioni che sono emerse per cui sarebbero società una dentro l'altra, questo è tipico, sinceramente non è il primo caso, e alla fine la proprietà risulterebbe essere sia dell'attuale amministratore delegato, quindi di Valerio Fiori, ma del gruppo Maio. E ieri è emerso nel corso del dibattito parlamentare che ci sono delle condanne a carico di questi soggetti, condanne per reati ambientali e per sversamento di rifiuti nelle acque. Quindi più di una condanna ed recidive, quindi anche qui si è parlato di affido diretto, non capisco come si faccia ad affidare direttamente a persone che già sono state inquisite e condannate per reati di questo tipo. Il Ministro dice che non sono passate in giudicato, ma sembrerebbe che invece alcune sono condanne irrevocabili, quindi sono passate in giudicato. E oltre a questo, e poi sono recidivi, vuol dire che lo fanno sempre, chi lo dice che non lo stanno facendo ancora e non lo sappiamo? Allora, adesso quello che dicevamo prima, che non vediamo
spesso al giardino del vicino, e per il fatto che abbiamo sentito anche alcune persone dire più volte: ma perché non continuiamo a portare cose a Malagrotta, cioè da spezzarsi il cuore praticamente. E Adriano Travaglia del comitato Villa Spada di Asanaria ci riporta un esempio molto vicino a quello che vi dicevamo prima. Buonasera, ringrazio i vostri rappresentanti dell'invito per esternarvi e raccontarvi brevemente, in maniera per non tediarvi, cosa significa vivere a 150 metri da un impianto TMB. Per chi non sa che cos'è un impianto TMB, dove vengono trattati praticamente la mondezza di Roma, un quarto della mondezza di Roma indifferenziata, cioè sarebbe il tappuale, quello che esce dai cassonetti, dove ognuno di noi fino a qualche anno fa buttava di tutto. Cosa significa? Significa vivere da circa 2 anni e mezzo con le finestre chiuse d'estate, e tutti voi sapete cosa significa farlo a Roma, vivere senza sapere cosa respiriamo, perché a qualsiasi ora del giorno e della notte veniamo invasi da puzze con sottofondi acidi, acri, a chi dà fastidio e a chi ne dà un altro, e stiamo parlando di un centro di trattamento detto dal Lama all'avanguardia forse per l'Italia, ma incapaci di gestirlo, aggiungo io. Noi stiamo lottando da più di un deposito di mezzi, così è stato per i primi anni. Poi in epoca Badaloni, tanto per fare un nome, in momenti di commissariamento, ripeto, perché in momenti di commissariamento questi signori ci fanno passare tutto, e quindi occhio, allerta, aiutate i vostri rappresentanti, stategli vicino, lottate per la vostra difesa, perché ripeto, noi stiamo lottando contro un impianto che esiste, purtroppo ce lo siamo ritrovati, ce l'hanno messo sotto al naso, come si dice, per non dire un'altra parolaccia. A voi invece ancora forse non l'hanno fatta, a voi forse potete ancora lottare per non farlo insediare questo, potete lottare per non far avvenire questa cosa negativa. Per questo vi dico, appoggiate i vostri rappresentanti, stategli vicino e lottate in prima persona, ognuno per quello che può fare. Se non altro parlando con altra gente, se non altro convincendo chi può, chi ha tempo, perché questa è una piaga degli anni 2013. Nel 2013 non si può continuare a pensare a parlare di bruciatori, di centri di compattamento, di raccolta così alla come viene, alla come capita. Sono dei folli queste persone che pensano di poter continuare a trattare la mondezza così. La mondezza va trattata già da dentro le abitazioni. La raccolta differenziata spinta, ripeto, noi il nostro ex quarto municipio, oggi terzo, dove è avviata la raccolta differenziata, ma è stata avviata in maniera da cani proprio, ve la dico in 30 secondi e qui chiudo. Alcune zone fanno il porta a porta, dove sto io esattamente, perché ci siamo proposti noi, avendo proprio il problema di fronte a noi, vicino a noi, che ci insidia, per cui chiaramente l'abbiamo fatto. Già al quartiere limitrofo Fidene, che sta a pochi metri, hanno i cassonetti in mezzo alla strada, dove in mezzo alla strada noi non abbiamo ancora la cultura. I cittadini, lo dico, sì, ripeto, dobbiamo essere educati. La nostra raccolta differenziata comincia da dentro casa nostra, oltre che verso le istituzioni che a livello nazionale dovrebbero già garantire che nei supermercati non arrivino tutto quello che arriva, perché voi mi dovete spiegare perché io devo comprare 2 cachi incartati con il cielo. L'intervento si basa fondamentalmente su prospettive praticabili, molte cose sono già state dette, concordiamo. Allora, quello che dobbiamo capire è che il modello di sistema che oggi abbiamo è sbagliato e va cambiato alla radice, perché questo modello ci ha portato nella situazione che viviamo oggi qui, che viviamo da anni, che quelli di Malagrotta vivono da 40 anni e che quindi non è assolutamente sostenibile. È necessario quindi trovare una politica di riduzione della produzione di rifiuti e una politica ambientale basata appunto su sostenibilità e partecipazione. Sono due concetti fondamentali, in particolare la partecipazione. Nessuno si è degnato di venire qua o negli altri luoghi proposti a informare la popolazione che lì si andava a fare una discarica, perché non è venuto il comune, non è venuto la regione, sì, neanche meno il ministero. Questa è una cosa inaccettabile, perché questo vuol dire fregarsene della gente e passargli sulla testa.
questo dimostra, quindi questa cosa va ribaltata, no? E i presidi, le manifestazioni servono anche a questo, a mettere dei punti fissi, per cui la gente deve essere ascoltata, non è un optional, non è una concessione. Allora, quello che abbiamo visto è che governo, regione e comune non hanno una strategia, se non quella di scavare buche da qualche parte e riempirle o darci fuoco. Allora, questo è una cosa che è insopportabile. Adesso sono andato a cercare sui vari siti, anche su quello del comune, non esiste, il comune non ha un piano di rifiuti, non se l'è dato, non ce l'ha questo adesso, non ce l'aveva quello che ha fatto Alemanno in 5 anni, è stato molto vicino allo zero, ma se andiamo indietro possiamo tornare tranquillamente a Veltroni, così diciamo c'è una continuità bipartisan, diciamo così, a livello comune e regione. Zingaretti oggi non sta facendo niente diverso, ha fatto la Polverini ieri e Marrazzo prima e prima ancora Storace e via discorrendo. Allora, Zingaretti, noi ho qui una lettera che penso molti di voi conoscano, no? Una lettera inviata appunto al consorzio in cui noi l'abbiamo chiamato marinaio perché il presidente Zingaretti rassicura la popolazione che nel quadrante, nella vostra zona, non sono stati autorizzati né lo saranno impianti che possano mettere a rischio la salute e creare disagi ai cittadini. Taggata giugno, 21 giugno. Quando ha scritto questo già sapeva che stava andando in un'altra direzione, mi pare evidente. Allora, abbiamo detto, dobbiamo dare atto che il municipio si sta comportando diversamente, non è vero, e auspichiamo che non retroceda. Allora, noi dobbiamo puntare, oltre a dire no alla discarica e ai inceneritori, che pare sacrosanto, però dobbiamo puntare anche a proposte concrete, alcune sono state già enunciate, le volevo riprendere anche facendo qualche esempio. Allora, le 4 R, vado veloce, sono già state dette: riduzione, recupero, riciclo e riuso, raccolta differenziata spinta porta a porta, sia nelle abitazioni che nelle attività commerciali. Tutti conoscete l'acronimo NIMBY, no? Che sta per Not in My Backyard, non nel mio giardino ma da un'altra parte, sì. Ecco, noi su questo non siamo assolutamente d'accordo, non siamo tra quelli che dice fa dove ti pare, basta che non sia falconiana o nel nostro municipio. No, non l'ho fatta né qua né da un'altra parte, perché le nostre proposte servono proprio a scongiurare che venga fatta altrove e chi si sposti il problema. Allora, prima cosa, prevenzione a monte della produzione, no? Quindi questo è già stato detto, è veloce: riduzione degli imballaggi e delle confezioni, ripristino del vuoto a rendere e vendita alla spina per tutta una serie di prodotti, detersivi, latte. Io in Sardegna l'ho comprato, ottimo latte alla spina, 1 euro al litro, si risparmia anche, pasta, legumi, eccetera. La pubblica amministrazione, a cominciare dal comune, regione, eccetera, devono abbattere l'uso di carta, per esempio, devono intervenire sulle mense aziendali, sulle mense delle scuole, degli asili, per passare a un compostaggio del rifiuto. Allora, riuso dei materiali, che vuol dire che buona parte dei materiali possono essere recuperati, perché poi noi pensiamo, quando pensiamo al rifiuto, pensiamo solo al sacchetto della spazzatura di casa, ma in realtà, diciamo, non è solo quello. In realtà ci sono i rifiuti delle apparecchiature elettriche, elettroniche, i telefonini, i computer, gli elettrodomestici, eccetera, eccetera. Istituzione di centri di raccolta dove, ma diciamo non 2-3, abbastanza diffusi sul territorio, e qui è indicato uno ogni 50.000 abitanti, dove i cittadini vanno e portano in maniera continuativa, senza trovarlo magari chiuso, quindi aperti non stop, e portano tutto quello che non riescono a mettere nel bidoncino o quant'altro, no? E, in modo tale che in questi centri poi si possa operare la suddivisione e poi avviare al riuso il materiale. Allora, incentivi, anche questo è già stato detto, per i cittadini virtuosi,
In alcuni, poi lo vediamo fra un attimo, in alcuni comuni dove la porta a porta spinta funziona, c'è stata una riduzione della tassa sui rifiuti che i cittadini pagano tutti gli anni, perché è stato contabilizzato solo l'effettivo diciamo materiale da non riciclabile, e su quello è stato fatto è stata fatta la proporzione. Allora, quindi ci si può anche risparmiare facendo una porta a porta spinta, mentre bisogna anche, come dopo un'attenta attività di educazione, penalizzare chi si ostina, diciamo, a non differenziare. Va costruita una rete pubblica di impianti per il trattamento dei rifiuti, per esempio per il compost, eccetera, e va incentivato il mercato delle materie secondarie. Questo non è stato detto, ma è fondamentale, c'è un aspetto che è il lavoro che oggi scarseggia, che da una raccolta differenziata spinta potrebbe, come dire, prendere avvio e creare posti di lavoro buoni, non falsi, non gli autisti che vanno a scaricare in discarica, posti di lavoro che diano valore aggiunto. Allora, quindi gli enti locali devono essere in prima fila in questa operazione di, come dire, di inversione di rotta. E quindi per fare questo però c'è bisogno, siccome finora e tuttora sono come dire, insensibili, c'è bisogno che la mobilitazione delle persone sturi più di un orecchio. Allora, noi credo che non dobbiamo inventare niente che non sia già stato inventato, no? Dobbiamo solamente prendere a modello quelle situazioni che sono le cose migliori che sono state fatte nel nostro paese. Allora, per esempio, ci sono alcuni comuni virtuosi, Capannori, lo cito non perché sono toscano, ma perché credo sia il top in Italia, Reggio Emilia, hanno avviato da tempo una politica che si è rivelata vincente, poi vediamo le slide successive. La stessa Napoli pure veniva detto, che stava sui giornali fino a ieri per lo schifo, eccetera, adesso ha invertito la tendenza. Questo ovviamente non ne parla nessun giornale, quindi no, perché quando ci sono i rifiuti che bruciano, televisione, giornale, adesso che invece si sono avviati su un cammino positivo, non ne parla nessuno. Beh, hanno gestito l'emergenza, hanno presentato giusto ieri un piano al ministro dell'ambiente che l'ha giudicato buono, e quindi si avviano su una strada che è quella giusta. Si dirà, certo, ma Roma è Roma, Roma non è Capannori, manco Reggio Emilia, giusto, però ci sono esempi di grosse città assimilabili a Roma dove questo problema ormai è stato affrontato e risolto da altri, in Stati Uniti, San Francisco, ma per esempio Berlino, no? Che non sta troppo distante, ha 1 milione di abitanti più di Roma. Berlino ha una raccolta differenziata dell'83%, leggo bene, sì, 83%, 83%. Il problema ce l'abbiamo a Roma, ovviamente. Perché? Perché non si è voluto risolvere, dicevo prima, ci sono state amministrazioni diverse, ma tutte schiave di questa lobby dei rifiuti, e quindi oggi ci troviamo a un 25%, questi sono dati del Comune di Roma, oggi Repubblica diceva siamo al 24%, di raccolta differenziata, e i costi del conferimento in discarica ce li troviamo noi sulle bollette. È stato calcolato che in 10 anni, ha fatto una società di consulenza specializzata nelle utilities, in 10 anni abbiamo perso in beneficio 850 milioni di euro, no? E abbiamo solo conferite di scarica, quindi tonnellate di emissioni di CO2 nell'aria, ma ogni famiglia si è ritrovata in bolletta ogni anno circa 92 euro in più dovuti alla mancanza della raccolta differenziata. E allora un altro punto essenziale, come di Roma ama oggi è una cosa, come dire, che non è insopportabile, è un carrozzone che non funziona, non ha le credenziali per poter portare avanti un progetto di rinnovamento credibile. Quindi l'AMA oggi,
va azzerata, rifondata, rifatta da capo su obiettivi specifici che siano quelli di cui accennavamo. Allora, gli ultimi dati: Capannori, provincia di Lucca, paesotto, 46.000 abitanti, nemmeno troppo piccolo, però. Allora, nel 2010 ha raccolto 17.549 tonnellate di materiale. Il costo del conferimento, se l'aveste mandato in discarica, sarebbe stato di 140 euro e quindi sarebbe stato un costo totale di 2.450.000, quello che vedete scritto. Siccome invece ha riciclato, no, ha speso solamente 636.000, con un risparmio netto ottenuto di 1.820.000 euro, che sono stati utilizzati per acquisto di nuovi materiali, mezzi, assunzioni di personale e campagna di informazione. Quindi i vantaggi sono occupazione, maggiore occupazione, salute e difesa dell'ambiente e decoro, perché sono spariti i cassonetti. Per l'ambiente, l'ultima cosa, con solo la raccolta della carta hanno evitato l'abbattimento di 100.000 alberi, il consumo di 2.5 milioni di litri di acqua e l'emissione di 7 tonnellate di CO2. Quindi, in conclusione, cosa bisogna fare? Bisogna dire stop a nuove discariche e inceneritori, bisogna chiudere Malagrotta senz'altro, subito un piano per l'estensione della raccolta differenziata porta a porta in tutti i municipi, non in 2-3, in tutti. Ci diamo un tempo certo, un anno, 6 mesi, un anno, quello che serve, e poi va estesa, vanno verificati i risultati, va organizzata una filiera di riutilizzo del materiale e la tariffa deve essere legata alla quantità dei rifiuti indifferenziati, come dicevo prima. Nel frattempo che si fa in questo anno e mezzo? Si fa a fronte dell'emergenza, ci si comporta come in emergenza, i rifiuti si mandano fuori, si possono mandare in altre regioni, sono disponibili, sono addirittura all'estero, non è un problema. L'importante è che si inizi un percorso nuovo. Oggi la regione, il comune, il ministero ci stanno dicendo: continuiamo come prima, continuiamo a riempire buchi, a bruciare la spazzatura. Questo deve finire e questo può finire grazie anche alla nostra lotta. La storia dei rifiuti sarà molto sintetica perché io voglio lasciare lo spazio a voi, io vi lancio delle informazioni, se potessi darvele tutte ci staremo qua a mezz'ora, ve ne do qualcuna che secondo me però è importante e anche curiosa. Il prefetto Sottile, che era il commissario Sottile, viene nominato nel 2011 ed era un prefetto a riposo. Praticamente prendono un pensionato e gli dicono: vieni qua che ci serve fare il commissario, noi abbiamo un'emergenza. Ma che cos'era questa emergenza? Un terremoto? Non mi risulta. Uno tsunami? Un'eruzione vulcanica? Cioè, le emergenze sono emergenze. Invece qua si usa l'emergenza per fare l'ordinario. E perché? Ma non è un caso questo. E nel 2001 noi entriamo in Europa e, per collegarmi a quello che diceva l'amico prima, l'Europa impone la direttiva, la VIA e la VAS. La VAS, la valutazione ambientale strategica, prescrive che tutti i cittadini siano informati, quindi attenzione, non è una facoltà, è un dovere, un obbligo per tutti i paesi europei informare i cittadini di cosa succede delle trasformazioni del territorio. Questa procedura viene saltata, cioè noi violiamo tutte le leggi europee perché alla fine dobbiamo andare a fare sempre la stessa cosa, cioè evitare la gara di appalto europea, perché questa è la vera motivazione, evitare la gara di appalto europea e affidare i lavori direttamente. È successo con Mondiale di nuovo, affidati sempre a Caltagirone, quella cosa che vedete sulla Roma Napoli, quasi 1 miliardo di euro. È successo con tutte le altre opere, le autostrade, la metro C, avete nominato, ma chi di voi sa quanto ci costa la metro C? Ci costa 500 milioni al chilometro e sapete, in Spagna la fanno con 15-30, ma allora perché noi ci abbiamo scritto Giocondo e dobbiamo pagare una metro C e dobbiamo pagare i rifiuti, questa cifra enorme, privati, e non possiamo far guadagnare i ragazzi di questa zona facendo delle cooperative che magari vincono loro la gara d'appalto? Chi è la Ecofer? Chi ci sta dietro la Ecofer? Ci stanno 600 società, chi si vuole accomodare si mette qua, ci stanno 600 società. Una di queste società mi ha colpito perché fa capo a Consorte, quello di furbetti del quartierino, quello che è stato intercettato mentre diceva D'Alema e Fassino: ci abbiamo la nostra banca. Quindi
questo mi fa pensare il fatto che il ministro della difesa qualche giorno fa, qualche settimana fa, abbia detto: io sono disponibile a dare dei siti alternativi a Falcognani, e Zingaretti gli ha dato del matto. Ma veramente gli ha dato questo del matto. Io l'altro giorno stavo in conferenza stampa da Zingaretti, che presentava 131 milioni di euro per le scuole. Siamo stati in due a porre la domanda, lo sapevamo che non ci avrebbe risposto. Abbiamo posto, io e una collega di RDS, la domanda sulla discarica. È andato via. In quale paese civile un presidente di una regione fugge davanti alle domande dei giornalisti senza che scoppi uno scandalo? Cioè, in quale paese civile succede questa cosa? Ovviamente in Italia. E allora nel 2008-2009, rappresentando i comitati, io ho chiesto tre cose: ho chiesto i servizi su queste zone, ho chiesto il prolungamento della metropolitana, ho chiesto di fare un parco protetto tra 10 anni la fede e l'Appia Antica. Ma concludo un attimo prima sulla ricofra e poi vado sul vincolo, perché sennò mi menano. Allora, c'è dietro consorte, ma non solo, ci stanno dietro società, dietro la Sofir, coinvolte nel riciclaggio dei soldi a San Marino. Allora ditemi com'è possibile. Con le leggi antimafia, noi abbiamo delle leggi antimafia che se qualcuno vuole avere un'attività o qualcuno vuole vincere un appalto, non lo può vincere, perché se ci sta una sola persona coinvolta in vicende giudiziarie, questa società deve andare fuori. Un'altra cosa interessante: il prefetto Sottile, io mi sono letto la relazione, nel compito che gli è stato affidato, al primo punto aveva il dovere di individuare un sito alternativo a Malagrotta che ci avesse la caratteristica principale. Qual era questa caratteristica? Non ricadesse in zona vincolata. Difatti, cosa è andata a scegliere? È andata a scegliere prima Tivoli, poi è andata a scegliere, cioè, adesso è andata a scegliere in pieno vincolo dell'agro romano, e c'ha tre vincoli la discarica della Ecofer. E allora non è che il commissario può andare in deroga a tutto, perché la tutela si fa in base all'articolo 9 della Costituzione. Cioè, quando i nostri padri fondatori, e ci stava il mio amico Scalfaro, che ho conosciuto e con lui ho fatto le battaglie sulla difesa della Costituzione, i primi 10 articoli, ricordava Scalfaro, che ha partecipato alla stesura della Costituzione, erano i 10 comandamenti dell'Italia. Cioè, e nell'articolo 9 abbiamo la tutela del paesaggio, e questo vincolo è stato fatto nel 2008 in base all'articolo 9 della Costituzione. Nessuno ci può andare in deroga. Noi su questo ci batteremo fino alla fine. Vi do questa informazione, mi dispiace che forse qua dentro, speriamo non ci sia qualche infiltrato che lo va a riferire, ma non ce ne frega niente. Se c'è, ci vado pure a riferirlo alla controparte. Sull'articolo 9 della Costituzione non ci piegheremo, e sull'affidamento diretto noi non ci piegheremo, non si farà nessun affidamento diretto, si deve fare una gara europea, e chiederemo che i giovani disoccupati di questa zona vengano impiegati in future attività che non siano in questa zona, ma che siano a 70 km come succede a Los Angeles. Ma porca miseria, a Los Angeles 70 km di discariche noi ce le facciamo dietro il santuario del Divino Amore. Cioè, ma è possibile una cosa del genere? Allora, dell'agro romano è partito nel 2008 perché io mi ero accorto che questa zona di pregio poteva essere un patrimonio per tutti noi. Cioè, che significa? Che quali sono i paesi più ricchi, le regioni più ricche italiane? Le regioni più ricche italiane sono quelle dove è maggiormente tutelato il paesaggio e dove i turisti vanno, perché se un posto è bello la gente ci va. Vengono dall'America, vengono adesso guardiamo io a chiamandolo, perché i soldi stanno tutti in Oriente, in Cina. Ma noi potremmo fare in questa zona una ricchezza per tutti, sfruttando le bellezze che ci stanno in questa zona, facendo un circuito turistico esterno alla città. Noi ci avevamo la torre medievale Tor Chiesaccia, che del nome è una delle strade di Castel di Leva, che sta sulla Laurentina. Lì era previsto un parco pubblico, è arrivato Caltagirone, pensate, di fronte era visto Vallerano, chi lo conosce Vallerano? Sono state le cooperative, sono state vincolate a fare villette di un piano, due piani, hanno dovuto fare i ponteggi, gli sono costati miliardi. Adesso arriva l'altro Caltagirone, che costruirà dietro i pit, finisce Vallerano, arriva Caltagirone, 10 piani. Torpagnotta, l'altezza massima dei palazzi della lottizzazione, ci stanno dei residenti di Torpagnotta, come il nostro consigliere Giuseppe Mannarà, aveva un'altezza massima dei palazzi tra i 2 e i 5 piani, arriva a Caltagirone, non poteva superare l'altezza dei palazzi limitrofi, 10 piani pure là. E non si accontenta di costruire dove doveva costruire, ma va a costruire addirittura dietro la Tor Chiesaccia.
Quei palazzi bianchi che vedete percorrendo via Castel di Leva verso la rotatoria in Valerano, alzate lo sguardo e dietro ci sta un pugno nello stomaco paesaggistico. E la cosa ridicola qual è? Che lì era partito il vincolo, io su quella cosa ho fatto partire. E i responsabili di zona che lo voglio nominare, si chiama architetto Gnarra, e facciamogli un applauso anche se non ci sta, perché questa persona onesta aveva richiesto non un vincolo paesaggistico, ma un vincolo monumentale. E qual è la differenza? Che col vincolo monumentale non si può toccare una paglia. Col vincolo monumentale un contadino deve anche chiedere permesso per spostare il pagliaio. E allora che cosa è stato fatto? Perché non è stato fatto il vincolo monumentale? Perché se lì si fosse rispettata la legge, non solo Caltagirone non si espandeva illecitamente su un'area destinata a parco pubblico e pagata dai residenti di Fonte Laurentina come parco pubblico, ma non avrebbe neanche costruito tutta la soldatizzazione di 1 milione di metri cubi. E allora si è fatto altro. Si è fatta sparire la pratica dell'architetto Gnarra, responsabile di zona. Dopodiché lo hanno trasferito in un altro incarico, hanno messo lì la solita testa di legno che fa le relazioni a Papocchia, è arrivato a farsi il comodo proprio. È da lì che è partito il vincolo e ha compreso la discarica della Fabugnana. Di vincoli ce n'ha tre: il vincolo di massima tutela, il vincolo di panoramica, cioè voi arrivate davanti alla discarica dove vedete la panoramica, bellissima sulla Mondizia, e il terzo vincolo ci sta il fosso, cioè ci sta un corso d'acqua, e nella zona di Castel di Leva tantissime famiglie si servono dei pozzi. Quando quel pozzo viene inquinato dal fluff, chi è andato a fare le analisi? Avete visto un'altra cosa? Ci stanno le telecamere, come se fossero dei bunker queste discariche. Di notte cosa ci vanno a scaricare?